rilasciavano false lauree in bioenergie naturali, in realtà non avevano alcun riconoscimento ministeriale o accreditamento regionale come ente formativo. L'operazione cartapesta della Guardia di Finanza di Arezzo ha fatto emergere l'esistenza di decine e decine di giovani truffati in varie regioni, dall'Emilia-Romagna al Lazio, dalle Marche alla Toscana, all'Umbria. Si erano fidati di quanto prometteva l'Università Popolare di Arezzo, una Ollus che si definiva Istituto di Alta Formazione Professionale. Dal 2013 ad oggi oltre 100 sono stati gli iscritti a quello che era presentato come appunto il corso di laurea triennale in bioenergie naturali per l'attività professionale di naturopata. Il corso poteva essere seguito anche online. L'inchiesta pare sia nata dal caso già noto alle cronache dell'aretino residente a Monte San Savino che, forte del titolo di naturopata rilasciato proprio dall'Università Popolare di Arezzo, in realtà poi prescriveva o leggeva esami medici e visitava i pazienti. L'uomo era già stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. Il titolare della Ollus, invece un pensionato di 80 anni, era stato denunciato per truffa ed esercizio abusivo delle funzioni pubbliche dal momento che rilasciava appunto titoli di studio non riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Adesso l'Università Popolare di Arezzo pare rilasci soltanto attestati.